Ebbene, amici fratelli della Congrega, è l'1:33 di questo inoltrato settembre. Il commissario Falò, alias Stefano Falotico, che mi consiglia naturalmente tutti i suoi libri disponibili sulle maggiori catene librarie online presso il commissario Falò 2, sottotitolato Una macabra indagine personale su Audible. Presto anche un video su The Family Man, questo film molto sottovalutato di Brett Ratner, che doveva girare il seguito di Midnight Run, di cui non abbiamo più avuto notizie, con Bob De Niro, bellissimo film, capolavoro, nel suo genere, di Martin Brest, regista di Scent of a Woman, Beverly Hills Cop, ma Nicolas Cage. Diamo una veloce panoramica mentre sto, commissario, mangiando un panzerotto all'1:34 di questo, ripeto, settembre, sul viale del tramonto. Nicolas Cage è un attore altalenante, sembrava tramontato. Commissario Falò, alias il Falotico, ha anche scritto un libro straordinario, un saggio monografico, Che avercene, di scrittura flamboyant, dedicato al grande Nick. Nicolas Cage è l'attore vampiro perché per lui interprete di Vampire's Kiss, da non confondere con Vampires. Vampire, apostrofo, apostrofo S di Stefano, vedete, mi impapino pensando all'iniziale del mio nome, Kiss, dove anche interpretare un film per John Carpenter, Riot, o Riot, qual è l'esatta pronuncia? Tipo riottoso, Nicolas Cage, ma sicuramente più stacanovista di John Carpenter, che mentre sto masticando, mentre diciamo gli anni scorrono, non ci ha regalato più opuses. E Nicolas Cage è un attore che ha incontrato grandi registi, non soltanto perché è figlio d'arte, di un professore universitario, e per questione di nepotismo, nipote di Francis Ford Coppola. Infatti il suo nome all'anagrafe è Nicolas in Coppola, come si vince, come enunciato. Nicolas Cage è l'attore vampiro, lui interprete di Stress, da vampiro, lui che si è identificato con Dracula, lo è stato in Renfield, un diverso smonto, una mischierata però godibile. Lo vedremo in Dream Scenario, potrebbe avere la nomination all'Oscar, così come è avvenuto per Adaptation, personaggio che può ricordare quello del ladro di orchidee di Spike Jonze, fra l'altro Sofia Coppola, io ho detto tutto, Spike Jonze. Ecco, Luke Cage, che mentre deglutisco, ingerisco, non so se digerisco, digerirò questo panzerotto, non ho mai avuto la panza, tranne forse in Adaptation, in questo film Dream Scenario. Un attore straordinario, sicuramente coraggioso, impavido, che temerariamente ha interpretato capolavori rinomati e anche cazzate sui pedali. Un attore che sembrava morto. Io, fra l'altro, ho scritto Cadavere di Dracula. Scusate, è l'ora tarda che mi induce a involontariamente a parlare un po' così. Nicolas Cage è l'attore vampiro, ve lo ricordate nei panni di Santoro, giornalista, in Omicidio in diretta, Snake Eyes, prima di Leonardo DiCaprio di The Aviator, che interpretò, incarnò Howard Hawks, doveva essere Howard Hawks in un biopic sempre di Brian De Palma. Nicolas Cage è nato per vincere, l'avete visto quel film dove c'è anche, diciamo, Christopher Lee, vampiro per antonomasia, Dracula, no, Christopher Plummer, attore compianto, deceduto
poco tempo sono. Che ore sono? Ripeto, adesso sono scattate le ore 1:38, stregata dalla luna. Ricordiamo il Nick Cage notturno di Bring Out the Dead, Al di là della vita, Martin Scorsese. Molti vociferavano che doveva essere anche presente, scusate, in Killers of the Flower Moon, a proposito di lune. E un attore sciupa femmine, attore a petto villoso, un attore che è stato anche con la pornatrice Jenna Jameson, un attore che non si risparmia, che ci dà dentro e che fa alti e bassi, fra pellicole cult come Mandy e Ciofeche, diciamo straight to video o pellicole più commerciali, ha saputo sempre comunque rinnovarsi, essere uguale a se stesso. Un attore camaleontico, ma anche Nick, nel profondo, irrinunciabile per noi, della generazione degli anni 90, cresciuta a pane Nicolas Cage, rifiutare un attore così, che può far discutere, può essere osteggiato, ostracizzato, non amato, ma vi consiglio Nicolas Cage, l'attore vampiro. Così come vi consiglio Robert De Niro l'Intoccabile, Martin Scorsese La strada dei sogni, libri del frotico che vendono poco ma venderanno molto. Nicolas Cage, un attore venduto, un attore svenduto, sì, un attore marchettaro, un attore criticato da suo ex amico Sean Penn, non amato da Johnny Depp, a cui diede il primo ruolo, diciamo, cinematografico, in Nightmare, Nel profondo della notte. Un attore che è un attore che è nipote di Coppola, che doveva essere, a proposito, cioè Coppola propose a Nick il ruolo di Dracula, poi è andato a Gary Oldman. L'attore visto in Resti Selvaggio, in Peggy Sue si è sposata, Peggy Sue Got Married, in Cotton Club col grande Richard Gere, che adesso sta lavorando nuovamente a distanza di tantissimi anni da America Gigolo con Paul Schrader, l'attore che è diventato amico di Paul Schrader e ha girato il film Cane non mangia carne, no, Dog Eat Dog e il nemico invisibile, The Angel with the Light. Inizialmente doveva essere diretta questa pellicola Nicholas Winding Refn, e Paul Schrader, sceneggiatore di Taxi Driver, naturalmente anche di Al di là della vita, Martin Scorsese. Voglio realizzare questo video in collaborazione con Walter, con cui realizzerò la video review in due, diciamo, combo di nuova reunion su The Family Man, così della portata del minutaggio di 10 minuti di Nicolas Cage, attore che ha lavorato con John Woo, Face Off, Wind Talkers, e poi doveva lavorare anche con Chow Yun-fat, attore preferito da Jawoo, Better Tomorrow, The Killer, in un film, in un western molto particolare che non si è mai realizzato. Nicolas Cage è un attore ancora odiato, odiato per via del suo successo e per via di questo modo di recitare, overacting, sempre sopra le righe, spesso, ma sopportato da una critica vetusta, obsoleta e superata. Nicolas Cage è un attore insuperabile, che mai passerà di moda e sicuramente ascrivibile fra i grandi personaggi del Novecento. Un attore paragonabile forse a Mozart e che non ha nulla comunque da invidiare ad Al Pacino, tant'è che in Snake Eyes l'antagonista, in un ruolo minore, poi è andato a Gary Sinise, Gary Sinise, che dir si voglia, doveva esservi inizialmente, adesso mi sto perdendo, chiacchiere, Al Pacino. Che ha lavorato con Brian De Palma, regista di Omicidio in diretta, Snake Eyes, appunto, in Scarface, Scarlet Sway, e mancano 23 secondi, anzi 17 secondi alla fine di questo video, che posso dire, come se lo farò, un grande libro, come Nicolas Cage, il vampiro, e Nicolas Cage, un grande attore. Alla prossima, con The Family Man. Ciao, 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 ciao.